Allora, mi chiamo Jacopo Dezzi, sono nato il 10 febbraio del 1992, sono di Roseto degli Abruzzi e il mio ruolo è centrocampista. Ottimista, abbastanza riservato, determinato. La famiglia è stata, diciamo, fondamentale per la mia crescita, sia sotto tutti i punti di vista, sia quello calcistico, che mi sono stati comunque sempre vicino in qualsiasi momento, che in quello umano. Comunque mi ha dato un'educazione molto, molto grande, molto buona. Se non avessi fatto il calciatore, non lo so. Penso che avrei continuato gli studi. Siccome a me piace abbastanza, cioè diciamo molto viaggiare, credo che avrei studiato lingue e poi avrei continuato. Quando ero piccolo io vedevo in televisione Del Piero, Roberto Baggio, questi grandi campioni. Un giorno sognavo di poter fare questa grande professione. Di poter fare un giorno il calciatore. Diciamo che io ho iniziato la mia carriera da professionista, tra virgolette, con la maglia del Giulianova. Ecco, quando poi a fine stagione, quindi a luglio, arrivò la chiamata del Napoli, quindi mi acquistò dal Giulianova e lì mi accorsi comunque che magari poteva diventare comunque anche il mio lavoro, oltre che la mia passione. Mio padre mi accompagnava, mio padre e mia madre, oppure passava, mi ricordo, passava il pulmino, faceva tutto il giro del paese, prendeva tutti i ragazzi e ci portava poi al campo a fare allenamento. E quindi era tutti i giorni così. Poi mano a mano che sono cresciuto andavo con la bicicletta, mi ricordo con lo zaino sulle spalle, comunque ho dei bellissimi ricordi. A me piace molto giocare a tennis, anche l'estate nel tempo libero mi diletta giocare a tennis. Anche altri sport sulla sabbia, mi piacciono molto lo sport in generale, diciamo. Il mio principale pregio tecnico, ora lasciamo che lo dicano gli altri. Comunque io cerco di dare sempre il massimo, cerco di metterci sempre determinazione e grinta in qualsiasi cosa faccio, prima in allenamento e poi in partita. Un difetto, tra virgolette, è una cosa che quando ero piccolino, che comunque fisicamente non ho questa grande struttura che comunque mi ha sempre un po' limitato, ma comunque io credo che riesco a sopperirla con altri pregi. Il mio compagno di squadra, beh, i compagni di squadra che ho, ognuno di loro ha delle grandissime, secondo me, delle grandissime qualità. Il tiro di Sansone, la potenza che ha nel tiro di Sansone, la grandissima qualità di Rosina e la voglia di incidere di Maniero. Comunque credo che i miei compagni hanno tutti delle grandissime qualità. Ho trovato un gruppo innanzitutto di bravissimi ragazzi, ragazzi molto umili che hanno tanta voglia, ma anche con tanti giocatori di esperienza che comunque hanno tantissimi campionati alle spalle anche di Serie A. Ho trovato un bel gruppo e sono molto contento di questo. Quando sono arrivato, Pasquale, vinto tutti questi magazzinieri che parlavano in dialetto e non capivo una parola. No? A parte gli scherzi, comunque ho avuto una bellissima accoglienza, specialmente anche da tutti i compagni di squadra, specialmente a Maniero. Mi ha invitato subito a pranzo a casa sua, comunque abbiamo stretto subito amicizia. Ho segnato 4 gol. Io penso che la partita non ce n'è uno. Diciamo che la partita di Salerno, quella serata, è stata fantastica sia per me che per tutta la squadra e per tutti i tifosi che comunque erano al seguito, ne erano tantissimi.
ci penso mi viene la pelle d'oca, perché è stata veramente una bellissima serata. E poi diciamo che sul gol del 4-3, che lì è stata una gioia immensa veramente. Il mio piatto preferito barese, sì, ce ne sono diversi, perché qui si mangia davvero molto bene, si mangia molto bene il pesce, c'è una cultura del pesce secondo me importante, si mangia sia pesce crudo che cotto, comunque mi piace molto, però credo che la focaccia non la supera nessuno. Sì, come no, sì. So di questo nome, anche perché mi arrivano molti commenti su questo, lo so, mi fa sorridere questa cosa. Hai mai visto il video suo che dice che sei un video? No, il video non l'ho visto. Lo facciamo vedere. Ok, grazie. Ecco i Dezzi. Su Dezzi non mi esprimo. Dezzi crea, passa, scatta, smista, da, taglia. Parole veramente molto, molto simpatico. No, fa ridere questa cosa del bimbi, perché me lo immagino. Fa molto ridere. Speriamo che quest'anno si possa avverare, diciamo, questo tra virgolette sogno. Speriamo che riusciremo ad arrivare il più in alto possibile e magari raggiungere la Serie A tutti insieme. Nomino per la prossima Gianluca Sansone.